Eccoci, buon pomeriggio a tutti. Ciao Fra. Ciao Biersi, sei partito così a pallettone? Sì, a pallettone, a scusate per il grandissimo ritardo. Abbiamo avuto un sacco di problemi tecnici e vi chiedo perdono per questo, perché chiaramente è colpa mia. Ma so che più di qualcuno di voi comunque è rimasto qui in attesa. E si sa che insomma l'attesa è essa stessa ricompensa, non lo so. L'attesa rende dolce l'amore, direi sì, io. E soprattutto chi non è rimasto starà sicuramente ritornando. Anzi, consigliamo a tutti quelli che se ne sono andati di tornare, perché la chiacchiera sarà molto interessante. O avvisare quelli che insomma se ne sono andati, richiamate, di dire: guardate che alla fine Pierpaolo è riuscito a partire, è incredibile, quindi tornate in fretta e furia, perché oggi sarà una grande puntata. Perché sarà una grande puntata? Che vergogna, ha scritto già in chat. Che vergogna. Perché questa è una grandissima puntata? Esatto, è vero, è verissimo, è verissimo. Non ci sono scusanti e vi chiedo scusa. Perché oggi è una puntata particolare? Perché oggi siamo qui riuniti io e Francesco con una chiacchiera un po' estemporanea. Tra l'altro per me il mercoledì è anche abbastanza tipico fare live. E una chiacchiera estemporanea che fa un po' il paio, segue una chiacchiera che c'è stata credo ormai un paio di settimane fa, forse addirittura 3 settimane fa, con Lorenzo, con Kobe. Perché? Perché è un periodo, insomma un periodo, ormai è un anno e mezzo di grande disastro per quello che riguarda l'industria videoludica, ma in realtà l'industria tecnologica in modo abbastanza vasto. E ovviamente siamo infatti qui per chiacchierare sul questione licenziamenti, questione marginalità, espansione e contrazione del mercato, come dicevo, che insomma si muove un po' in tutte le direzioni. Abbiamo scritto tantissimo in questi giorni. Ho pubblicato io una cosa a riguardo, ha pubblicato Simone Tagliaferri un altro articolo molto interessato a riguardo. Poi naturalmente ci sono state tutte le news che sono arrivate fresche dalla Game Developer Conference. E c'è stata... proprio ieri un'intervista fatta da Polygon a Phil Spencer, esatto, dove in qualche modo è stato riaffrontato, anche se in modo un po' laterale, ma è stato riaffrontato questo dibattito sui licenziamenti. Per rispondere in chat, no, anche se sarebbe stato bello approfittare di tutto questo periodo per fare un licenziamento a sorpresa di qualcuno di multiplayer qui in live. Magari a me, no, che sto qui accanto a te. Pensa che bello. Guarda Francesco, non te lo volevo dire, ma in realtà... Potrebbe succedere. Non sarebbe male, ma in realtà, scherzi a parte, perché siamo qui a chiacchierare? Perché non lo faremo soltanto io e Francesco, che giustamente ne sappiamo il giusto, e soprattutto ci avete sentito anche più di qualche volta chiacchierare. In proposito, lo faremo con un ospite che, dicevo, aveva già tirato dentro il buon Kobe. Oggi ne abbiamo approfittato per ritirarlo dentro noi, quindi io eviterei di andare ancora avanti dopo che l'abbiamo fatto aspettare 15 minuti. È incredibile che ci sia caduto 2 volte. Esatto, non gliene è bastata una. Ci è caduto 2 volte. Ovviamente siamo qui con Matteo Sciutteri. Ciao Matteo, buon pomeriggio. Ciao Matteo. Ciao a tutti. Allora, dicevamo, intanto scusami ancora per il ritardo, è stato un po' un mezzo delirio, come sai benissimo, devi stare dietro le quinte, ci sono 200.000 problemi tecnici. Allora, io direi, per subito rompere il ghiaccio, e tu eri stato solo con Kobe, giusto? Eravate soltanto te e Kobe l'altra volta, esatto. Erano ormai, possibile, 3 settimane fa e non 2? Due settimane fa. Cioè, veramente ormai l'alterazione spazio-temporale. Allora, chi è Matteo? Perché c'è Matteo? Io ti farei fare, un po' per rompere il ghiaccio, veramente un minuto in cui ci racconti cosa fai e in qualche modo perché, diciamo, non è che dire... ti ha riguardato da vicino, una parola un esempio un po' sbagliato, però insomma perché quello che sta succedendo nel mercato dei videogiochi, ma in realtà nel mercato tecnologico, intrattenimento, un po' lo hai sentito vicino come cosa? Sì, io sono uno sviluppatore di videogiochi, sono un game designer da circa 21 anni, quasi 22 ormai, e ho lavorato in tantissime realtà, soprattutto qui in Italia, da un po' di anni... ho iniziato a fare il freelancer, quindi questa cosa dei licenziamenti mi ha sfiorato fortunatamente, anche se comunque da freelancer ho perso dei contratti, ho perso dei potenziali clienti, perché si inizia a tagliare i costi, inizia a tagliare anche la consulenza, eccetera. Però l'ho vista impattare tantissimo su amici ed ex colleghi, ovviamente. Quindi io bazzico in qualche modo l'industria dei videogiochi da tantissimi anni ed è la prima volta che vedo una contrazione di questo tipo non causata da dei fattori esterni ma da dei fattori interni all'industria, e quindi è stato interessante
fermarsi, riflettere, parlare un po' anche con dei colleghi, esatto. Confrontarsi per capire cosa effettivamente viene percepito, come viene percepito e il perché, no? Cercare di capire perché sta succedendo nell'ottica di dire cerchiamo di non farlo capitare più o quantomeno facciamolo capitare in una maniera meno impattante accettabile sulla vita delle persone. Un problema che avviene dall'interno e non dall'esterno, lo spiego per chi ci sta seguendo, quindi non è un problema scaturito da scarse vendite, contrazione esatto. del numero di videogiocatori, ma è un problema di o errori manageriali, o scelte scellerate, o poi vedremo, insomma, che non ha nulla a che vedere appunto poi con lo stato dell'industria, del mercato. No, infatti, cioè, fosse stato dall'esterno, uno dice, beh, l'esterno non lo puoi controllare, esatto. La gente è più povera, compra meno videogiochi, vabbè. Però non è davvero così. Quantomeno il punto di partenza non esatto. è quello, che poi questa sia una conseguenza ad un certo punto, magari è anche vero, no? Ma il punto di partenza della crisi è interna. Ah, interessante. Comunque, da quel che ho capito, io sono un po' più d'accordo con te, esatto. Pierpaolo molto meno. Ecco, allora, questa esatto. è la nostra stanza. Facciamo un po' di backstory. Matteo ha scritto inizio anno un articolo, un po' sfogo, un po' analisi, un po' spunto di discussione. Trovate su Medium, se qualcuno di voi magari, anzi credo di poterlo lasciare. Guarda, lo vado a postare. Io l'ho provato a mettere in chat, non so se si vede in chat. Esatto, comunque un articolo che sta su Medium, un articolo che in realtà ha generato un po' di chiacchiericcio, un po' di dibattito. Io mi sono ritrovato a parlarne non in live, ma con un po' di persone a suo tempo. Infatti, da te quando Lorenzo mi disse, sai, volevo sentire Matteo, c'era fatto, ah sì, interessante, si può parlare. Ha scritto questo articolo, io mi permetto di parafrasarti, poi chiaramente Matteo tu arriva e di che stai dicendo, per papà parlo io che l'ho scritto, diciamo che un po' Matteo cerca di analizzare quello che è successo e soprattutto di spiegare perché è diverso da tutto quello che è avvenuto negli ultimi 21, 22, tu addirittura dici 25 anni perché in un modo o nell'altro sei nel mercato della tecnologia da 25 anni. Però insomma, è chiaro che in 25 anni è successo di tutto, perché stavolta è un po' diversa? Quindi io vorrei darti proprio, ecco, di nuovo, ridarti allora, perché questa volta è diversa? Perché come diceva bene prima Francesco, su alcuni assunti che tu fai io non sono pienamente d'accordo, però quindi vorrei prima farti spiegare perché hai percepito una differenza rispetto a una normale contrazione al mercato o i sali e scendi periodici di team che aprono e chiudono, come è sempre capitato da quando esiste il mercato. Perché secondo me c'è una convergenza di situazioni che ha in qualche modo incrementato certi meccanismi del mercato e del capitalismo. C'è stato un momento, tipicamente all'inizio dell'esplosione del Covid, in cui sono stati pompati tantissimi soldi drogando l'industria, non solo quella del videogioco, ma dell'intrattenimento in assoluto. E il punto è che questi investimenti sono stati fatti tutti nello stesso momento, ed era folle quel momento. Io ho visto dei numeri insensati, gente che veniva assunta da un'azienda, portata via da un'altra azienda, ti facevano l'offerta sì, sì. di lavoro, ti raddoppiavano lo stipendio. Che dici, ma in nessun momento ha senso questa cosa. È chiaro che stai speculando, è chiaro che stai pompando di soldi drogati sapendo che questa cosa avrà delle conseguenze. Perché chi li stava pompando non è stupido, non è che li ha buttati a caso dicendo ma io ci provo, ma magari c'è anche il caso singolo, no? Però generalmente sei consapevole del fatto che fai un'azione, ci sono delle conseguenze, eh sì. E se droghi così tanto il mercato, le conseguenze non possono essere positive, perché non è sostenibile quello che stai facendo. Non è che sei andato dalle persone a dirti quanto prendi 1000, ti do 1100, ok, ha senso. Perché voglio dei talenti e quindi faccio acquisizione di talenti. Benissimo. No, sei andato da persone con pochissima esperienza,
quindi non dei talenti che ti servivano davvero, gli ha detto: quanto prendi? 1000? Io ti do 3000. Dai, vieni. E tu ovviamente vai, perché sennò fai la figura del pirla, vai a casa da tua moglie, da tuo marito e dici: ah, io ho rifiutato, ti dà una sberla, cioè, nel senso, no, non voglio spingere sulla violenza contro i partner, però nel senso ti insulta, perché dici: ma scusa, ti triplicano lo stipendio. Però è chiaro che se si innesca una situazione del genere così improvvisa, ed è successo e non del tutto giustificata, possiamo anche dire questo. No, infatti è successo in contemporanea a una pandemia globale. C'è la scommessa che non saremmo mai più tornati alla normalità, era una scommessa folle, esatto. Anche il principio di tutto questo. Sì, un'esplosione insensata sulle criptovalute. Perché in contemporanea c'è stata l'esplosione. Sembra quasi come se milioni di persone avessero voluto creare dei soldi dal nulla. Ma è una sensazione mia. Ma più che creare dei soldi dal nulla, di sfruttare queste situazioni, di sfruttare un momento strano nel mercato che non era prevedibile, perché per quanto gli analisti possano dire: beh, sapevamo che prima o poi sarebbe arrivata una pandemia, sì. Ok, però non sai quando. E non sai. Quindi come. Non sai che tipo di pandemia è, perché poteva tranquillamente essere una pandemia veramente di una roba dove morivano 100 volte le persone che purtroppo sono morte, invece questa è stata un po' una roba contenuta, dove tutti rinchiusi in casa a continuare però a svolgere lavoro, eccetera. Oppure una pandemia che ti obbligava ad andare fuori per stare meglio. Esatto. E chiaramente serie TV, videogiochi, board game non gliene fregava niente a nessuno. Quindi non lo potevi prevedere. E nel momento in cui è avvenuta, chiaramente si è aperto un margine speculativo ed è stato sfruttato, perché poi margine speculativo, non c'è mai stata l'intenzione di crescere poi in realtà, secondo te, Matteo? Ma allora, chiaramente il mondo è enorme, è vario, non è che possiamo fare caso per caso. Allora non possiamo parlare per assoluti, nel senso che chiaramente ci sarà qualcuno che ha investito in maniera sana, in maniera ponderata. Il punto è che i grossi hanno investito in maniera speculativa, o scommettendo davvero tanto, prendendosi dei rischi, vedendo quanti soldi giravano, probabilmente hanno fatto dei passi più rischiosi di quelli che avrebbero fatto nel momento precedente. Infatti, io perdonami se ti interrompo, perché qui secondo me si annida un primo punto dove io anche qui mi permetto di parafrasarti, però tu in qualche modo lo dici nell'articolo che, come capita sempre, quando si matura, si invecchia, si prendono una serie di considerazioni. Tu dici che forse a un certo punto hai anche preso una vena un po' più anticapitalista. Secondo me questa cosa si ritrova un po' in questo tuo assunto, cioè l'idea che sia necessariamente partito da una speculazione, cioè non contempli la possibilità che magari Netflix, Disney, Microsoft abbiano volontariamente scelto di investire perché hanno visto che in quel momento di pandemia la gente consumava per 7 i prodotti di intrattenimento e ha detto: cazzo, gliene dobbiamo fornire di più perché questo ci permette di fare più soldi, e per fornirle di più dobbiamo assumere più gente. Cioè, parti un po' dall'assunto, come a dire: lo hanno fatto perché se vuoi tanto prima o poi sarebbe finito e avrebbero ucciso tutti. No, è che il caso più clamoroso, di cui non farò il nome perché voglio evitare querele come al solito, lo facciamo noi in Brace. L'hai detto tu? No, perché guarda, prima ne parlavamo, no? Esatto. Io ho letto il tuo articolo, ho detto: secondo me lui ha molto ragione, però secondo me ha più ragione in un caso emblematico. Esatto. E poi ci sono altri casi con altre sfumature. Esatto. Ma quello è proprio il caso emblematico. Quello è un po' particolare, però ecco, scusami, adesso ti facciamo anche rispondere, giustamente. Torna nel vago te. No, è che quel caso in realtà ha fatto scuola ad altri, nel senso che quando hanno iniziato a pompare dei soldi, e secondo me tu puoi valutare, come tutto nella storia, no? Tu puoi valutare le cose a posteriori. Quindi, quando stava avvenendo, tu potevi sospettare che ci fosse del dolo, oppure che ci fosse davvero la volontà di avere una crescita sana, magari rischiosa, ma sana. Esatto. A posteriori, però, puoi iniziare a tirare un po' di fila.
nel senso, il motivo per il quale io ho scritto questo articolo all'inizio di quest'anno e non durante quel periodo, chiaro, è perché in quel periodo io potevo fare delle ipotesi. Adesso io posso iniziare a tirare delle righe, dei numeri, e andare a vedere, ok, ma hai comprato 100, di questo 100 che cazzo ne hai fatto? Perché se hai comprato NIP e nessuna l'hai sfruttata, hai comprato N aziende e alcune hanno continuato a fare quello che stavano facendo prima della tua acquisizione, quindi in realtà la tua acquisizione non ha impattato sugli obiettivi, altri gli hai messi a fare delle cose e poi gli hai staccato la spina all'improvviso ancora prima di poter portare a termine il prodotto, altre le hai prese e le hai uccise. Cioè, nel momento in cui la situazione è questa, un pochino i numeri e i fatti ci stanno dicendo che quel caso specifico non era una volontà di crescere sana. Anche il fatto... No, scusami, vai. No, dicevo, anche il fatto che chi si è fatto acquisire adesso stia cercando... di ritornare autonomo, indipendente. Sì, sì. C'è qualcuno che ci è riuscito, fortunatamente. Sì. Esatto, però è un segnale forte, no, da leggere a posteriori, dire, aspetta. Quindi... non era tutto oro, cioè non era una scommessa che dici cacchio, ci abbiamo provato, è andata male. Sembra che qualcuno sia in prigione, si sente in prigione e stia cercando di fuggire da quella prigione, però, prima di essere schiacciato. Però secondo me quello è veramente un caso atipico, nel senso, io quello neanche lo collego alla pandemia. Cioè, per me quello è talmente grande, è una società che si era messa un terzo dei soldi che hai mosso in quel periodo. Questo è sicuro, perché sai che quel periodo si poteva, avevi, io credo che lì, come dire, si colleghino una serie di fattori che hanno fatto, allora io sono embracer, devo fare un piano aziendale di crescita, mi metto seduto col magnate arabo, con quel gruppo di investimento arabo, mi garantiscono tot di soldi, faccio manbassa perché so che si trasformerà in un investimento enorme. A un certo punto quelli dicono, ma sai cosa? Non ce ne frega più nulla, in bocca al lupo. E chiaramente quello, come dici te, io sono perfettamente d'accordo, qua siamo tutti e tre d'accordo, quello è malato. Perché però, attento. La chiave sono quei due miliardi che volevano avere, cioè quei 2 miliardi li volevano avere per reinvestirli nel videogioco, o investire nel videogioco era per arrivare semplicemente a quei 2 miliardi? È questo il dubbio che ti viene, no? Ma più che altro, sai cosa? Se parti dal presupposto che quella poteva essere potenzialmente una speculazione, esatto. Sai anche che le altre grosse aziende sono state... quella mossa ha forzato la mano alle altre grosse aziende. Cioè, dici che le ha influenzate a dover muoversi ugualmente? Per forza, a dover spingere più di quello che dovevano. Tu, se tu droghi il mercato, lo droghi per tutti quelli che stanno all'interno di quel mercato. Se tu sei un'altra grande azienda, un Electronic Arts, un Ubisoft, eccetera, poi sei in qualche modo forzato, no? Perché se no... stai perdendo terreno. Ah, perché hai paura, sì, che dici, cioè ti devi muovere perché altrimenti rimani un attore molto più piccolo degli altri. Esattamente. Esattamente. E quindi sei in qualche modo forzato a farlo. E quando sei forzato a fare le cose, non è detto che da una parte le stai ponderando davvero bene, dall'altra stai accettando di... correre dei rischi che possono portare delle conseguenze che prima non avresti accettato. Tipo, ma se facciamo questa cosa e va male, poi dobbiamo tagliare 1000 persone. Va bene, rischiamo comunque, perché non abbiamo un'alternativa. Perché la situazione è questa. Però rimane il fatto che tutto questo grosso investimento del Covid, ci stiamo riprendendo dai grossi investimenti folli del Covid, poi alla fine, in un caso ma anche nell'altro, cioè... non hanno portato a dei grossi risultati. Oggi non abbiamo quella valanga di prodotti che sarebbero dovuti nascere in quel periodo là, no? Di tanti soldi spesi, anzi... Lì purtroppo... C'è un altro problema, che è che fare videogiochi non basta pompare dei soldi. Non è dipendente dai soldi. Delle persone, dirgli fai un bel gioco. Ma è tutto il mercato, è tutto il mercato dell'intrattenimento, Matteo, non è che... Sì, con certo, i film certo. Magari un po' più leggerissimamente più facile, perché puoi fare una produzione mastodontica, è un po'... Ma guarda che non è...
Non è così vero, è pompa così soldi dentro la Marvel, ma fa gli scrivere male i film e vengono delle merde. Perde comunque. Cioè, esatto, è infatti. Quindi è tutto il mercato dell'intrattenimento. Non è detto assolutamente. I soldi rendono un bel prodotto, così come non è assolutamente detto che se hai pochi soldi per forza vi è una roba di merda, anzi. Però vedi come lo stanno risolvendo questo, come nascondono il prodotto di merda, creando un hype pazzesco, è tutto un capolavoro i primi 10 giorni. Poi se ne possiamo riparlare dopo, capito? Adesso il macchinario è incentrato sul far capire, far intendere che nei quei primi 10 giorni sia un film, sia una serie TV, sia un videogioco, è comunque un capolavoro. Poi vediamo, dopo ne ridiscutiamo. Quindi ci devi essere, no? Devi partecipare. Però io quello che ti voglio chiedere, Matteo, è, cioè, perché qua secondo me appunto, cioè, tolto il caso Embracer, che è veramente un caso violento, e tu dici si porta dietro un'influenza sul mercato che... un punto di vista assolutamente molto, molto, hai perfettamente ragione a questo punto di vista, però è qui appunto che voglio fare il passo indietro. Tu credi che tutti si siano mossi con l'idea della speculazione, tanto al massimo sti cazzi rilicenziamo tutti? No, ovviamente no, però secondo me tutti si sono mossi, i grandi, consapevoli che c'era quel rischio e nascondendo quel rischio. Nascondendo quel rischio non tanto agli investitori, perché gli investitori sanno benissimo che il modo migliore per abbattere i costi è tagliare le persone, e l'investitore non dorme tranquillo comunque la sera, no? Se vede 1000 persone che vengono tagliate. Però nascondendo questa cosa a chi veniva assunto o ai lavoratori. Questo perché purtroppo tu hai ragione quando dici che si applica a tutta l'industria dell'intrattenimento. Io parlo specificatamente del mondo dei videogiochi, perché parlo di quello che conosco davvero, certo. No? Non sono un esperto di cinema, quindi voglio evitare di dire cazzate. Chi vuole fare videogiochi tendenzialmente lo fa perché ha una passione, perché se no faremmo dell'altro se non fossimo spinti dalla passione. Se fai il programmatore e programmi altro, guadagni di più e dormi meglio. Quindi, nel senso, se siamo in questa industria, non è esclusivamente per avere uno stipendio, ma è perché vogliamo fare parte di questa industria. E questo ci porta a essere molto focalizzati sul prodotto e molto poco focalizzati su i meccanismi dell'industria, c'è dietro, che è diventata un'industria. E quindi molti miei amici non ci hanno neanche pensato a questo scenario. Molti stanno cascando dal pero negli ultimi 18 mesi, prendendosi delle palate in faccia, perché magari non hanno studiato come funziona il mercato, magari non hanno studiato questi argomenti. Io qualche anno fa ho avuto un'azienda, no? Runez, l'ho avuta per qualche anno, sì. Poi l'ho lasciato al mio ex socio. Uno dei motivi per i quali ho smesso di fare il CEO di un'azienda, per quanto piccola, è che io voglio fare videogiochi. A me non me ne frega un cazzo di mettermi qui a parlare non di vuoi gestire, di... certo. Esattamente, chiaro. Io voglio fare videogiochi. Se devo gestire qualcosa, voglio gestire il progetto, chiaro. Non l'ambaradan intorno, ok? Ci sta, è giusto. E la maggior parte delle persone che lavora in questa industria, anche per il fatto che è una piramide, no? Vive questa cosa, non vive la parte di gestione, non va a parlare con gli investitori, non sa. Magari lavori in un'azienda che è quotata in borsa, ma non è che sei obbligato per il tuo mestiere. Magari fai l'artista 3D, fai l'animatore 3D, sei bravissimo nel tuo mestiere, perché dovresti essere anche bravo a leggere il mercato? Tu fai il dipendente, hai accettato di essere il dipendente, di far arricchire qualcun altro con il tuo lavoro, con la tua arte, e il trade-off è che però tu mi proteggi da queste cose, io non ci devo pensare, io devo pensare al prodotto, così arrivo sereno la mattina, faccio la cosa che mi viene meglio e però ci diamo un prodotto migliore. Questa però è una critica ai tuoi colleghi che cascano dal pero? No, okay. No, è... no, ci mancherebbe. È una critica al capitalismo, okay. Che chiaramente che gestisce le persone come numeri.
Perché secondo me alla fine va questo, va alla tua valutazione. Certo, però il problema è che l'industria ti illude del fatto che non sei un numero. L'industria, per certi meccanismi, per quello che facciamo, riesce ancora a farti illudere anche con numeri. Esattamente, esattamente. In Italia un po' meno, perché il primo shock c'è quando firmi un contratto da dipendente e scopri che tu sei un metalmeccanico lo Stato italiano. Sì, sì. E quindi mio padre, che faceva il metalmeccanico, quando io avevo il primo contratto da dipendente in Milestone, è stato bellissimo, detto, perché mi prendeva in giro. Certo, giustamente. Ma scusa, siamo colleghi, dov'è la tua? Ma metalmeccanico di che? Sì, sì. Esatto, chiaro, esatto. Chiaro. Però questa è una stortura italiana, questa. È una stortura italiana, però un pochino... Rimette con i piedi a terra. Esatto, certo, ti perché alla fine sei un operaio, alla fine, esatto, fra mille virgolette. Esatto, e allora se tu inizi a pensare di essere un operaio, inizi a guardare la storia e dici, aspetta, ma gli operai, quando c'erano casini in Fiat, scendevano in piazza, spaccavano le vetrine, incazzati neri. Non esiste. Perché il padrone staccava la spina da un momento all'altro. Non esiste questa roba nell'industria di intrattenimento. Ma non esiste ormai nemmeno altrove ormai. Sì, 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 però nell'industria di intrattenimento è super grave, e infatti non è un caso che vediamo ora le prime union... Sì. Sindacaliste, esatto, per quello che riguarda il mercato videoludico, esatto, perché è una roba che secondo me è una cosa bellissima, Matteo, perché è molto vero, cioè lo sviluppatore di videogiochi si sente prima di tutto un artista, l'artista come il poeta, come lo scrittore, che non è che stai a pensare lì, cazzo, dobbiamo andare tutti in piazza a protestare per avere l'aumento della tredicesima, perché sembra una roba lontanissima dall'idea dello sviluppatore di videogiochi, sì, è molto vero. Ti faccio un esempio, non farò di nuovo il nome, però quando ho lavorato in un'azienda di una certa dimensione, ad un certo punto mi sono stupito per il fatto che non avessimo un rappresentante sindacale. E sono andato a parlare con i miei ex colleghi dicendo, ma come mai non c'è? Ma no, noi non ne abbiamo bisogno, noi facciamo videogiochi. Vedi. Io sono cascato, figurati, io sono cresciuto appunto in una famiglia con il padre operaio, abbastanza piegati a sinistra. Vabbè, come ideologia. Hai respirato un altro tipo di aria, è chiaro. Esatto, e quindi per me entrare in un'azienda che aveva un po' di dipendenti e scoprire che non c'era un rappresentante sindacale mi ha fatto esplodere la testa. Ci sta. Perché ho detto, ragazzi, ma è un nostro diritto e ci può essere utile in certe situazioni, sì, no? Sì, sì, e tutti che mi guardavano come se fossi un alieno, tipo, ma che cazzo stai dicendo? Ma guarda che noi pubblichiamo giochi su PlayStation, siamo sviluppatori. Allora, intanto rispondo velocissimo, io vi sto seguendo in chat, ragazzi, ovviamente la chiacchierata è interessante, non sto dando troppo spazio alle chat, ma vi sto leggendo, rispondo solo velocissimamente a Matteo che dice, non è vero, gli sceneggiatori Hollywood hanno scioperato per mesi, hanno ottenuto dei vantaggi, infatti io parlavo del mercato dei videogiochi, che l'unionizzazione, cioè la creazione degli union, è recentissima. Sta avvenendo adesso. Giochi, ma prevalentemente in America, stranamente. Solo paesi anglosassoni, esattamente. Scusami, è molto strana questa cosa qua. L'America, dove poi alla fine il sindacato è sempre stato un po' visto male. Sì, assolutamente secondario, è dove poi sta avvenendo tutta questa parte. Ti voglio fare questa. Comunque il grosso dell'industria sta lì. Esattamente. Ti voglio fare questa domanda, Matteo, che non so quanto è collegata. Questo fatto che dici, no, io dicevo che per noi doveva essere normale avere il rappresentante sindacale e tutti dicevano, no, ma cioè, facciamo videogiochi, ma comporta anche un po' un senso di solitudine, cioè all'interno delle aziende che fanno videogiochi, ogni artista, ogni programmatore e così via, si sente un po' da solo perché si sente un po' l'artista o comunque si... C'è un moto di vicinanza, perché a me l'idea che mi ha sempre dato un po' che la mancanza del fronte comune contro l'azienda nasca anche dal fatto che l'azienda nel mercato dei videogiochi riesce a gestire moltissimo il rapporto con il singolo dipendente, proprio per il fatto che ogni dipendente si sente un po' un'isola, non si sente parte di un meccanismo più grande. È una mia sensazione o un po' c'è questa cosa nel mercato dei videogiochi? Ma allora, dove ho lavorato io e dove conosco, quindi anche dove non ho lavorato, ma conosco molto bene come lavorano o come è organizzata, in realtà ci sono dei grossi c'è un grosso senso di appartenenza al team. Ok. Il punto è che a parte casi molto molto saltuari, di solito tu
non riesci a vedere, perché sei lì con questi occhi a cuoricino per il fatto che stai facendo videogiochi, il vero rapporto e la tua vera posizione con i proprietari dell'azienda. Ho capito. Quindi quando, non so, hai i proprietari dell'azienda che sotto Natale vanno in vacanza e ti dicono però chiudi, voi dovete lavorare perché abbiamo la milestone, e tu dici no, ma è giusto perché dobbiamo submittare, perché poi c'è Sony che deve guardare il gioco ed è importante che esca il miglior modo possibile il gioco, perché ci tengo, e nel frattempo hai 3-4 persone che stanno andando alle Maldive. E non, a te va bene. Esatto, non lo vivi con critica, non, cioè non dici non ma... Poi ti guardi intorno, vedi tutti i tuoi colleghi che sono lì insieme a te e dici, vedi, siamo un team. Chiaramente non è sempre così. Sì, chiaro. E questo capita soprattutto salendo di dimensione, chiaro, perché se siamo in 4 e uno se ne va... Va bene, beh, dov'hai? E guardi, bottone dici, quando ma torni, che cazzo stai facendo? Non solo, pensi pure, scusa, ma come fai ad andare alle Maldive? Perché magari stai anche tutti e 4 a spaccare il lunario, quindi dici... Cioè... Esatto, no, cioè per dire, io in questo momento sto facendo dei progetti con mia moglie, che è una programmatrice, e è come se domani lei mi dicesse io vado in vacanza per Pasqua, ciaoone, dici che cazzo stai facendo? Cioè, o vengo anch'io, perché tanto senza di te non lo facciamo. Certo, o stai qua. Quindi devi crescere per vedere questo meccanismo, però già intorno alle 20 persone, 20-30 persone, è una cosa che capita abbastanza, perché sei in 20, sei in trincea, facciamo crunch, facciamo poi, magari c'è questa atmosfera molto poco formale, sì, chiaro, ciabatte di estate, poco gerarchica, possiamo portarci il cagnolino in studio, sì, però è la stessa atmosfera che ti può fottere però a quel punto, no? Certo, è lo stesso, certo, motivo che dicevi, certo, te prima. Certo, assolutamente. Voglio aprire un'altra Tingan, esatto. Tingan. Voglio aprire anche poi l'altra cosa in mezzo a tutti gli assunti che fai. Io salto di palo in frasca. Francesco, chiaramente, se vuoi fare altre domande, perdonami. Sì, sì, no, ero assolutamente affascinato. Dipendevo dalle... esatto, affascinato anch'io, da chi poi confermo, alla fine tocca con mano la materia. No, ci sono tante cose di cui parlare, che poi magari tratteremo, esatto, dopo, perché... Io ti volevo chiedere questa cosa, Matteo, perché l'altro assunto che non mi fa impazzire di quello che dici, non mi fa impazzire, non mi trova particolarmente concorde, è che tu, l'hai detto anche prima, arrivi un po' a questa conclusione che dici, teoricamente un'azienda, io dico io, sana, ti sto sempre parafrasando, quindi perdonami, cioè stai dicendo una cazzata per pa, un'azienda sana dovrebbe perdere valore, cioè non è normale che guadagni valore nel momento in cui licenzia il personale, perché il personale... concettualmente ha un valore, stai tendenzialmente scegliendo di non avere più la tua forza portante, che è teoricamente il personale, perché non sei un'azienda che fa bulloni, che dici cioè c'è il magazzino grande, sei un'azienda che sviluppa software, quindi il personale è il valore massimo, e dici questa cosa portando l'esempio di Vata, prima di tutto, prima di licenziare il personale dovresti ridurre altre spese. Ma secondo te ci sono altre spese in queste aziende che possono permettere di non licenziare le persone? Perché io non sono così convinto di questo. No, però no, aspetta, assolutamente. Scusami, allora, aggiungo anche un'altra cosa riguardo a quello che ha detto Pierpaolo, perché ultimamente sono emerse altre chiacchiere, soprattutto dalla GDC, in cui appunto si parla di forze lavoro che vengono addestrate al loro incarico, diventano anche particolarmente bravi e sono costretti però a un certo punto a lasciare, per, a lasciare il posto a gente nuova che non sa nulla e che in qualche modo è costretta a riniziare da capo. Cioè, quindi c'è anche questa cosa qua, c'è anche una perdita di expertise, no? Nel mentre. Ma allora, intanto quando dico che un'azienda, cioè che questo meccanismo non è sano, intendo dire che moralmente non è sano. A me è chiaro perché economicamente, se un'azienda sta facendo fatica, taglia delle persone, quindi taglia dei costi, vede il suo valore aumentare. Mi è chiarissimo, no? Perché funziona così questo meccanismo. Mi fa schifo. E ci sta. Perché quello che stiamo dicendo è che per mantenere o per aumentare un valore di un'azienda che è formata da persone, stiamo mandando a casa delle persone. Quindi lo vedo come un meccanismo perverso. Quindi quando nell'articolo dico, secondo me questa cosa è sbagliata, non è sbagliata perché
non funziona così il mercato. Funziona così il mercato, ne sono consapevole, però ha perfettamente senso. Esatto, esatto. Sì, sì, infatti è un meccanismo che funziona numericamente parlando, no? Però è un meccanismo che non mi trovo d'accordo. Quindi lì è un po' il mio sproloquio tipo Don Quixote contro i mulini a vento. Però cosa dovrebbe fare una, cioè, nel senso, io sono l'azienda. Ho fatto una serie di investimenti, sto sviluppando il mio progetto. Mi rendo conto che il mio progetto sono state fatte delle cazzate in preproduzione, ho bisogno di un anno in più di sviluppo e so che con la previsione che avevo fatto io quell'anno in più non lo posso finanziare. Come faccio? Come faccio? Però non è questa la situazione. Cioè, nel senso, se tu mi stai dicendo, siamo un'azienda indipendente, abbiamo X soldi, abbiamo sbagliato la pianificazione, non abbiamo soldi per portare avanti il progetto con tutti fino alla fine, non hai un'alternativa. Vai dai tuoi dipendenti e dici: signori, abbiamo sbagliato i calcoli, non abbiamo soldi per dare da mangiare a tutti, l'unica nostra possibilità di sopravvivenza è chiudere questo progetto, quindi dobbiamo tagliare il 15% delle persone, col resto finiamo il progetto, speriamo di sopravvivere, se sopravviviamo e voi siete ancora a spasso, ci cercheremo di riacquisirvi. Esatto. Questo è una situazione molto diversa, però, dal aspetta, ho degli investitori che sono scontenti perché il mio valore sta decrescendo. Il mio valore, non il mio patrimonio, sta decrescendo. Io posso benissimo mantenere queste persone perché le potrei mantenere con i soldi, solo col patrimonio che ho, le potrei mantenere per altri 3 anni, ma per il meccanismo di perdita del valore delle mie quote, e quindi con gli investitori incazzati, devo avere un nuovo picco sul valore e quindi taglio le persone, perché sto tagliando i costi. Visto che la mia proiezione di incassi è sbagliata, io pensavo di incassare 10, invece incasserò 8 probabilmente, avevo spese 6, se adesso vado a spese 3, anzi, guarda, ho un margine più alto rispetto a quello che avevo pensato e quindi valgo di più. E però gli investitori sono più contenti. Ok. Però è una situazione molto diversa. Mi è chiarissimo. Tu non sei obbligato a farlo. Mi è chiarissimo, assolutamente, quindi scusami. E hai delle altre manopole. Però su cui agire. Anche qui. Beh. Vanno sempre fatti dei distinguo, perché non è che il 100%, certo. Cioè non è che Tesla, che nell'ultimo anno ha perso una quantità di valore enorme, sta licenziando gente per riguadagnare valore. Si mantiene su un profitto, su un valore aziendale più basso, nella speranza che prima o poi sta facendo valutazioni, certo, per far ripartire il sistema. Certo. Quindi non è un totale, però... Però guarda Facebook. Esatto. Guarda Meta. Assolutamente. Meta, tra l'altro, a parte Zuckerberg, chiunque nel mondo sapeva che il metaverso era una puttanata. Una stronzata. Sì. Chiunque. No, però lui ci credeva. No, non chiunque. Chi ci ha speculato sopra? Perché io ho visto su LinkedIn, c'è stato un momento in cui tutti hashtag metaverso. No, le trasmissioni in radio. Però lui ci credeva in modo genuino. Quindi che colpa ne ha se l'azienda è sua e ci ha voluto investire sopra? Cioè ci credeva. No. Il punto è che però lui adesso sta tagliando persone. Lui taglia persone, non tutto il team, perché non hai soldi per mantenerli. No, certo, è chiaro, perché sai... Però... È che è proprio sottile la distanza, nel senso, nel momento in cui ti rendi conto che quel mercato, chiamiamolo, cioè che il metaverso non funziona, per te l'azienda sana dovrebbe rispostare tutti quei dipendenti che lavoravano in quella roba lì su altre parti dell'azienda, visto che le può sostenere? Secondo me sì, o quantomeno gestire la cosa in maniera più soft. Cioè farlo nel tempo, intendi dire? Cioè non fare farlo 15.000 nel tempo, avvisare che sta succedendo. Voglio dire, abbiamo un altro esempio di un grandissimo membro dell'alta parte di un'azienda che è andato a trovare dei dipendenti, gli ha dato le pacche sulle spalle, si è fatto un selfie e tutto il giorno dopo ne hanno mandati a casa centinaia. Ora, una roba del genere non ha nessun senso. Davvero? Perché lo fai? Perché fai una roba del genere? Perché sei stronzo? Perché succede una roba del genere? Io non voglio difendere Jim Ryan. Questo però è un discorso, ad esempio, che ho fatto molto con Alessio. Però, cioè, il discorso è: tu stai andando in pensione, quindi non te ne frega più un cazzo.
Il team ti ha chiesto di passare a salutarli perché c'è lavorato insieme. Ma il team ti ha chiesto di passare a salutare? Sì, perché era nel giro che faceva lui per salutare tutti quanti perché andava in pensione dopo 30 anni. Che fai, gli dici non vengo? Ma che fai, gli dici non vengo, gli faccio ragazzi non vengo, poi scoprirete il perché? Cioè, che dovresti fare in quel caso? Cioè, non ti fai vedere? È complessa anche quella posizione, eh? È complessa. Diciamo che secondo me l'errore non è che lui è passato a salutarli. L'errore è che da un giorno all'altro, senza avvisarli, X persone si sono trovate a casa. Se lui fosse passato a trovarli, il giorno dopo fosse arrivata la notizia dicendo guardate, dobbiamo fare dei layoff, verranno scaglionati in questa maniera. Perché il problema non è... È l'umanità, poi, in fondo. Però è difficile. Secondo me non è banale, però, la situazione. Perché... No, non è banale, ma riflettila dal punto molto freddo del capitalista. Cioè, se tu hai un'azienda, mandi a casa 100 persone, dall'oggi al domani. Le altre 400 che rimangono, come pensi che lavoreranno? Che clima hanno? Questo è vero. Esatto. Questo è verissimo. Perché? Perché non hanno più fiducia nell'azienda. Questo è verissimo. Tu hai degli zombie che camminano per mesi, fino a quando non si rassicurano dicendo forse l'ho superata. Poi, certo. Se invece prendi le persone e gli fai un ragionamento onesto, non saranno contenti perché gli stai dicendo ragazzi vi mando a casa. Quindi non saranno mai contente. Però c'è modo e modo secondo me per farlo. E questa è la differenza fra... I management che sono scollati dal resto del team e i management che invece vivono nel team. Perché nel momento in cui sei parte del team, tu non... sai che ho detto che sono molto vecchio, no, nell'industria. Anni e anni fa c'era un'azienda che poi ha chiuso, di cui di nuovo non farò il nome, però chi ha un po' di storia delle aziende italiane magari la intuisce, che ad un certo punto aveva delle grossissime licenze per lavorare anche con celebrità del calcio. Sì. Ad un certo punto ha finito i soldi e il CEO il venerdì del giorno dello stipendio usciva 5 minuti prima, mandava una mail che arrivava in automatico dicendo scusate ragazzi non ci sono i soldi, vi pago fra 15 giorni quando rientro, e lui si dava la macchia per 15 giorni, no? Se ti arriva una mail del genere, è chiaro che tu per i prossimi 15 giorni non fai un cazzo, perché sei incazzato, è già tanto se non dai fuoco alle scrivanie. Chiaro, chiaro. Ok. Se io ti prendo e ti dico, guardate ragazzi, ci dovevano entrare questi soldi, non sono entrati, siamo tutti nella merda, non è che io adesso sto andando 15 giorni in vacanza, anche io per primo mi sospendo lo stipendio, perché ci siamo tutti insieme, eh? Cioè, se insomma quando fai poi il tuo io vengo lavoro. Da te e ti dico, guarda, mi spiace, ti devo lasciare a casa, tu sai il perché? Sai che io non me ne sto battendo la ciolla del fatto che tu te ne stai andando a casa, ma magari io rimango, io continuo ad avere il lavoro, tu no, però la vivi secondo me in maniera diversa e gli altri non passano 15 giorni a volermi mettere la stricnina nel caffè. Però te lo rigiro al contrario, Matteo, cioè tu ne fai un discorso legittimissimo di trasparenza, di comunicazione, cioè rendi il management dovrebbe rendere partecipe i lavoratori del problema, della situazione, della cosa. Anche qui io non sono così convinto che rendere partecipe il programmatore che vorrebbe solo pensare a programmare di guarda che abbiamo un problema in cassa, non so bene cosa succede fra 2 settimane, non so bene cosa succede fra un mese, renda il clima migliore, no, renda la situazione, d'accordo. Anzi, secondo me attiva delle dinamiche che potrebbero essere quello che me lo ritrovo fuori tutti i giorni dalla porta che vuole la rassicurazione. Sono d'accordo, infatti tu secondo me non glielo devi dire quando inizi ad avere i problemi, tu glielo devi dire quando hai preso la decisione, però la decisione gliela comunichi non da un giorno all'altro. Io ho già preso la decisione che ne mando a casa 100, lo dico 10 giorni prima, vi do il tempo di prepararvi e soprattutto con quei 100 facciamo un dialogo e cerchiamo di capire in che modi, sì, in che tempi e come vi posso aiutare, soprattutto se sono un'azienda che ha un sacco di cazzo di soldi, soprattutto se sono un'azienda che ha assunto delle persone che vengono dall'altra parte del mondo e che se perdono il lavoro non hanno più la visa, devono cambiare tornare completamente a casa. Vita, sì, esatto, certo, la devi cambiare, cioè, esatto.
Io lo faccio con una tempistica diversa e a quel punto nessuno cade dal pero, no? Sto dando il tempo alle persone di organizzarsi, perché una delle cose più violente di questi ultimi 18 mesi, certo, è che arrivano all'improvviso. Sì, sì, la mail a fine giornata, da domani non ti presentare. E poi sono talmente qualcuno tanti. Ha ricevuto un messaggio, sì, su Telegram. Sì, 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 nel senso, chiaro, chiaro. Sono talmente tanti, come ho sentito dire, che c'è difficoltà a reintegrarsi, no? A reintegrarli, certo, a riciclarsi in altri, certo, lavori. Perché quando hai, certo, 2000 persone che sono a spasso contemporaneamente... Assolutamente, assolutamente, quello è uno dei grossi problemi, e non tutte le aziende stanno dando delle buone uscite sensate, sì, per dire hai dei mesi di vita per poter, poi sai, è chiaro, no, che se io sono un senior di una grossa azienda e già avevo, non so, delle quote nel mio pacchetto di retribuzione, avevo uno stipendio alto, quindi magari mi sono messo da parte dei soldi, come buona uscita mi dai un anno di vita, sto cadendo in piedi. Non è che sono felice che mi mandi a casa da un giorno all'altro, però so come sopravvivere, diciamo, non ho un problema immediato. Se tu stai prendendo una persona junior, comunque con media esperienza, con, certo, uno stipendio normale, che quindi magari non riesce a mettersi da parte tanto, non ha quote aziendali, non ha bonus di uscita, e mi dici, guarda, da domani sei a casa e ti do uno stipendio, tu vai nel panico, perché... Quando ci sono così tante altre persone che cercano un posto di lavoro, è difficilissimo rimetterti sul mercato. È chiarissimo. Chiarissimo. A te un mese non basta. Se sei un programmatore, adesso porto qua il mio mulino. Se sei un programmatore, puoi valutare. Ne conosco tanti che stanno valutando di jumpare su un'altra industria, un altro mercato. Vado a fare database, vado a lavorare per le banche. Esatto, esatto. Se sei un artista. Perché tutta l'industria dell'intrattenimento è un po' in crisi, però gli artisti hanno il vantaggio spesso di riuscire a lavorare più facilmente come freelancer rispetto a un programmatore, e quindi prendere magari tanti lavoretti che ti aiutano a tamponare fino a quando non riesci, e comunque reinventarsi è comunque difficile, però una via d'uscita ce l'hai. Ma senti, dietro questi game designer. Sei fottuto. Certo. Ma dici, non c'è anche l'intenzione di alleggerire gli organici anche in vista di presunte rivoluzioni legate all'intelligenza artificiale, secondo te? Allora, o no? Ci sono un sacco di aziende che sicuramente adesso stanno alleggerendo Vediamo intanto come team va e togliamo. No, allora, secondo me il ragionamento è più, lo stanno facendo tutti, lo faccio anch'io. Nel senso che, come azienda, tu hai sempre solo da guadagnare a lasciare delle persone a casa. Perché c'è sempre quella persona che, dici, non produce davvero al 100%, fa il suo, però la considero rimpiazzabile, potrei prendere un junior, mi costa un po' meno, farebbe la stessa cosa, oppure prendo un altro che ha la stessa seniority, ma più bravo. E fino adesso l'hai mantenuta, perché dicevi, beh, dai, non è che posso proprio licenziare uno che non ha fatto niente, certo, il team ne risente tutto. Adesso hai la scusa, adesso hai, certo, l'espediente per dire, raga, però, anzi, guarda, io sono buono, loro ne hanno mandato a casa 100, io ne sto mandando a casa solo 5, però capite che è dura anche per noi. E anche ce n'è un cinicamente, sacco. Cinicamente, certo, non è totalmente, no, sbagliato. No, però ovviamente dal mio punto di vista personale sei una merda. Però capisco che il mondo non funziona come vorrei io. Questo la maggior parte degli esempi che hai fatto, Matteo, comunque sono legati. Allora, quando sono virtuosi, sono legati, sembrano, a situazioni medio-piccole. Quando cominciano a essere un po' più problematici, ci riferiamo... tendenzialmente ad aziende molto grandi. Questa è un po' l'idea che mi sono fatto, l'idea che ho anche io, personalmente. Ma sarà che oltre una certa grandezza si perde un po' il controllo del prodotto come prodotto di qualità e ci si concentra un po' troppo invece su tutto il resto, sulla parte cinica? Per crescere tanto tu hai bisogno di tanti investitori, o comunque di tanti capitali, e devi iniziare a... almeno tu, management, a seguire delle dinamiche molto diverse. Cioè cambia molto, no? C'è un momento in cui tu fai il salto e che per il management cambia totalmente il lavoro. Magari per il dipendente non sembra cambiare più di tanto. Faccio il combat designer, continuo a fare il combat designer. Ma per il management switcha proprio.
entri in un'altra lega, e quando entri in quella lega chiaramente le dinamiche cambiano, influenzano poi queste situazioni. Questo non è modificabile, secondo me, però qui c'è, però stanno scappando tutti, tanti grossi vanno via dalle grandi aziende che hanno magari anche contribuito a fondare e si ricreano il loro piccolo angoletto da azienda anni 90-2000 per poi fallire. Non sempre, non è vero, non è vero. Non sempre, però molti... La stragrande molti, maggioranza allora, dei casi, proprio. Allora, ma lì sai, ci sono... Lì a casa mia si chiama arroganza, perché è l'idea che... Sì, perché è l'idea che tu, che sei stato tu a permettere a quell'azienda di diventare così grazie alle tue idee, ma qualcun altro si sta arricchendo e quindi mi metto in proprio perché di faccio non se ne può andare, quindi una persona è obbligata a stare in un'azienda. Secondo me, più che arroganza si chiama boomeraggio. Che è uguale però spesso, molto No, nel senso, io ho visto tantissimi che hanno contribuito in maniera fondamentale per l'industria provare a fare delle cose nuove. Prendi Richard Garriott, ok? Che senza di lui la nostra industria sarebbe molto diversa. Certo. Su questo siamo d'accordo tutti. Ad un certo punto vuole fare un gioco e non ha capito come è cambiato il mondo dei videogiochi nel frattempo. E l'ho visto ripetere un sacco di volte, l'ho visto ripetere agli ex sviluppatori di Ultima Underworld, l'ho visto ripetere Molyneux. Di recente a Roberta Williams. No, stiamo parlando proprio dei grandi antichi, io parlo anche di figure più recenti che magari hanno lasciato un segno, però se ne sono andati. Che ne so, rimaniamo in Svezia, Svezia, Embark, che se ne sono andati via da DICE e stanno cercando di riproporre il loro know-how su quella... Comunque The Final non è che sta andando male. Però quanti ne senti escono per provare a fare qualcosa di più piccolo? Non perché sono... Secondo me non qualcosa di più piccolo, ma qualcosa di più personale. Esatto. E questo io l'ho capito tanto, perché il motivo per il quale io me ne sono andato dopo 10 anni da Milestone... Mm-hmm. È perché non toccavo più i prodotti. Prodotto finale. Sì, io alla fine gestivo tutti i designer nell'azienda e quindi passavo le mie giornate in riunione, passavo le mie giornate a coordinare più progetti, a parlare con i lead, a fare colloqui, a guardare la pianificazione, eccetera, eccetera, eccetera. Però il gioco poi lo vedevo rarissimamente. E ti manca, soprattutto se sei entrato in questa industria perché vuoi fare giochi. Perché ti piace quello, esatto. Sì, esatto. Quindi io li capisco, è quelli che dicono mollo il team grosso, torna a fare le cose piccole. Il problema è che anche per fare cose piccole ti servono comunque dei soldi. E non oggi tutti... non c'è niente di davvero piccolo, forse. No, allora non sono così convinto, Tipo il team, il Cherry Team... Sì, è davvero piccolo. Ma anche dei piccolini, San Barlo, anche comunque che lavora da solo, ci stanno Lucas Pope, ci sta gente che fa ancora team piccoli. Infatti piccolini ci sono. Quello di Stardew Valley, non ricordo mai come si chiama il team. Il problema è che piccolino per sopravvivere così devi fare una hit. Che è molto raro, che è molto difficile. Il caso italiano di Vampire Survivors di Galante, sì. Cioè, ti capita una volta ogni 100 anni quella roba lì, probabilmente. Sì, e tra l'altro non è prevedibile. No, esatto. Tanto è vero che lui non sapeva che sarebbe diventato ricco. Assolutamente, no? Assolutamente. E forse neanche lo voleva, probabilmente, vedendo pure come si espo quel pochissimo che ma si allora, si fa secondo vedere. Me non voleva diventare famoso. Non voleva, infatti, esatto. Infatti sta gestendo la sua figura. Sul ricco ne possiamo parlare. Sì, a meno che non sia il Dalai Lama. Mi sono espresso male. E se ci sta guardando e gli fa schifo essere ricco, parliamone. Nel senso che lo posso alleggerire. Mi sono espresso male. Possiamo aiutarlo. Io la cosa dell'andarsene, ti ho detto, lo vedo io purtroppo molto spesso un po' come invece fra, un po' come una forma di arroganza. Anche Gabe Newell se n'è andato da Microsoft, se n'è andato. E ha fatto questo piccolo progetto. Erano chiaramente altri tempi e di certo non è che lui se n'è andato dopo aver fatto dei titoli incredibile, ha detto me ne vado perché voglio farmi un titolo incredibile per conto mio. Però se n'è andato col vaffanculo sulla lingua. Quello ci stava bene, il vaffanculo sulla lingua. Senti, già che ci siamo, non so se hai seguito un pochettino, poi andiamo verso la chiusura così non ti importuniamo più di tanto. Non so se hai seguito
il dibattito appunto ieri di Phil Spencer, questa intervista a Polygon, dove di nuovo lui si è messo a discutere dei licenziamenti che sono stati. Quale personalità di Phil Spencer ha parlato? Quello biondo e alto, quello moro. Una delle cinque personalità di Phil Spencer. Killer 7. Era quella diciamo più buonista ieri nell'intervista a Polygon. Okay. Appunto, era Dolce Spencer. È ritornato un pochettino sul discorso Activision Blizzard, ma più che altro ha portato avanti questo assunto secondo cui è normale che i titoli Xbox arrivino su PlayStation e Switch, è normale che ci siano stati licenziamenti, è tutto normale perché l'industria non sta crescendo, l'industria videoludica è ferma così da una vita. Questa cosa ha generato tantissimo dibattito perché sono usciti tutta una serie di numeri e per molti non è che l'industria non sta crescendo, il mercato dei videogiochi non è cresciuto negli ultimi 20 anni, è Microsoft Xbox che ha un problema. No. Perché se andiamo a vedere il mercato mobile, andiamo a vedere il mercato Nintendo, andiamo a vedere il mercato PlayStation, andiamo a vedere il mercato PC, mi sembra che sono le ultime statistiche, dal 2008, mi sembra, al 2024, parliamo di un più 30%, più 35%, più 40%. Perché il problema è la frammentazione, quello che ha perso Microsoft non lo hanno guadagnato le altre. E questo è il problema, però dimmi Matteo. Però posso dire la tua, allora, che ne pensi in prossimo su questo, allora, del mercato? C'è un articolo, purtroppo non ho né il link né il nome, ma dimmi che era... forse lo ricordiamo. Era un'analisi molto addentro nei numeri dell'industria, che è uscita poco dopo il mio articolo, totalmente scorrelata, non è che è uscito perché io ho scritto l'articolo, però è uscito in quel periodo, e sono pagine e pagine di analisi. In realtà, andando a guardare lì, il mercato è vero che è in flessione, è nascosta questa flessione dai giochi mobile e da casi singoli che invece esplodono a caso, che esplodono in maniera non prevedibile, come Palworld o cose del genere. Ti metto una cosa che è uscita questa mattina, che sono che è fondamentalmente il fatturato diviso per, chiamiamolo per... non si può dire industry, sì, però sì, più o meno sì. Aspetta, viene un po' tagliato sotto, ci sono gli anni, parte dal 2017 fino al 2024, vedo se riesco a rimpicciolirlo un po', però già questo dà un po' un'idea. Vedi che sta andando a plateau, okay. Come è successo con gli smartphone? Sta andando a plateau, ed è andando normale, a plateau, e è anzi normale. È un plateau che secondo me tenderà a scendere un pochino. Poi io non sono un analista di mercato di mestiere, però leggendo questo articolo e guardando tutti i numeri che incrociava, la percezione è quella. Quindi secondo me Phil Spencer ha ragione, è che è molto nascosto da numeroni grossi, no? Esce Palworld, fa dei numeroni e dici minchia, guarda, vedi che... Però il punto è che tu hai un po' di situazioni. La prima è: le nuove console non hanno senso. Le nuove console non hanno senso. Le nuove, cioè, dici, sta la generazione attuale. Sì. Quelle che arriveranno? O quelle che... No, no, questa attuale. Questa attuale, okay. Perché nessuno le sta sfruttando davvero. No? Le stanno sfruttando pochissimo. E un sacco di amici che ho non hanno preso PlayStation 5 perché dicono, vabbè, ma tanto su PlayStation 4 Pro escono comunque gli stessi giochi. Escono per forza, perché PlayStation è un circolo vizioso, no? PlayStation 5 ha venduto troppo poco perché gli sviluppatori possano staccare la spina a PlayStation 4 Pro. Quindi continueranno a uscire giochi in PlayStation 4 Pro. E quindi la gente non compra PlayStation 5. Servirebbe una killer app per PlayStation 5. La killer app però ha un problema, che è: non è sostenibile. Io lo dico da un po' che questo è il vero problema dell'industria che sta per esplodere. I giochi AAA non hanno senso. Non hanno senso perché costano, no, non perché costano troppo, ma perché ci vuole troppo tempo per farli. Esatto. Guarda, Matteo, diranno quello che mi hanno detto a me: non ci capisci un cazzo, mica fai videogiochi te. No, infatti. Però con me hanno ragione. Io gli dirò: guarda, te, no. Cazzo, hai ragione, grazie che me l'hai detto. Per 20 anni ho fatto pizze, in realtà pensavo di fare videogiochi. Che ti devo dire? No, il punto è questo, che per fare un film spendi la stessa, per fare Dune 2 spendi la stessa cifra che per fare GTA 6, ma GTA 6 non lo fai in 2 anni, no, esatto, lo fai in molti anni in più, e più tu spalmi la produzione più aumenta il rischio, perché può succedere qualunque cosa: ti scoppia una guerra in Ucraina, un'altra pandemia, ti escono le piattaforme.
E poi è difficile convincere gli investitori di lasciare lì i soldi per 6-7 anni. Assolutamente, fermi. Assolutamente. Quindi il margine di rischio è troppo alto. E non è sostenibile. Non è sostenibile. Cioè tu dici che se si spendessero 300 milioni ma in 2 anni, in 1 anno e mezzo, sì, sarebbe più sostenibile? Sì, ma non lo puoi fare. Per come funziona proprio lo sviluppo oggi, il crafting del gioco. È un processo lungo fare un videogioco, non ci puoi scappare da lì. Per come li facciamo adesso, le pipeline di sviluppo dei videogiochi sono lunghe. Forse se l'industria cambiasse radicalmente e diventassimo più simile al cinema, quindi con aziende specializzate che però lavorano su più progetti contemporaneamente, come servizi, allora forse potresti comprimere i tempi, però dovresti reinventare l'industria. Però non è sempre, non è comunque rischioso, cioè nel senso, perché dici che sarebbe più fattibile spendere 300 milioni? Facciamo finta che arriva l'intelligenza artificiale che ti fa tutto e devi poi spendere 300 milioni e caghi GTA 6 in 300 milioni, se il progetto ha senso, non rischi un per me non è un problema spenderli. Se ce li ho e faccio l'investitore di mestiere, ho quei soldi, li investo su un progetto che ha senso. Il mio problema è che io ti do 300 milioni adesso e il mio ritorno di investimento ce l'ho fra 9 anni. Se ce l'ho, perché poi tra l'altro tu parti con un progetto 7 anni prima, magari esci con un mondo che è totalmente diverso. Ragazzi, ed è il caso di Suicide Squad, per esempio, no? Ma Il campanello d'allarme che tutti hanno letto in maniera sbagliata, secondo me, che molti hanno letto in maniera sbagliata, è Cyberpunk. Cyberpunk, il vero problema è questo. È questo. Loro hanno messo lì dei soldi, ad un certo punto hanno dovuto accelerare la chiusura di una serie di cose. Perché? Perché c'erano gli investitori di CD Projekt Red che hanno detto e basta, e quanti cazzo di anni dobbiamo andare avanti? Sì, io gli ho investiti questi soldi. Quando è che... E quindi lì ovviamente è arrivata la pressione dall'alto con tutti gli sviluppatori che erano consapevoli dei problemi del progetto, eccetera, però lo devi buttare fuori. Diablo 4 è la stessa cosa. Il problema di Diablo 4 non è che è costato tanto, il problema di Diablo 4 è che ci ha messo 10 cazzo di anni a farlo. Come cazzo è possibile che ci metti 10 anni a fare Diablo 4? Però quello che mi chiedo, cioè io non sono d'accordo su questo, Matteo, perché per me Diablo 4, se ci avessero messo 2 anni e fossero usciti, sarebbe comunque stato lo stesso problema. È il concept che ha sbagliato, certo, cioè, assolutamente, ma avevi forse meno rischi perché non ti cambiava il mercato sotto il culo, l'effetto sui Suicide Squad. No, però aspetta, io non ti sto parlando di rischi dello sviluppatore che fa uscire il gioco e sbaglia il gioco. Diablo 4 sarebbe stato sbagliato comunque. Dell'investitore. L'investitore avrebbe visto il problema subito e avrebbe detto ok, cambiamo un allora po' lì. Faccio dell'altro. Cambio progetto. È uscito. È esattamente come i film, no? Perché è ci sono dei film che floppano. Guarda Madame Web. Certo. Cioè esce Madame Web, certo, che nessuno guarda, cioè quello comunque certo è un fail. Ovviamente i flop ce li hai, però lo span di tempo fra quando hai detto green light, hai messo i soldi e quando è uscito ed è un flop è molto ridotto e dici sono un investitore, il mio mestiere è rischiare, ho investito in una cosa sbagliata, adesso investo su un'altra cosa. E poi Matteo, non mi hai tenuto puoi congelato anche diversificare. Tutto. Puoi certo, anche diversificare. Non hai tenuto congelato tutto, non sei arrivato da me dopo 7 anni a dirmi scusa, mi servono degli altri soldi perché li abbiamo finiti. Sì, è tutto un meccanismo un po' perverso. Ma perché la timeline è molto molto lunga. Una volta non ci mettevi così tanto tempo a fare un videogioco. Non ce lo mettevi. E se ce lo mettevi, perché tu lo volevi fare, perché stavi controllando da siamo il Re-Team, dobbiamo fare il sequel di Hollow Knight, faccio anche cazzo vogliamo. Giustamente, sono soldi miei, faccio come anche voglio. Anche se ma pure loro, non so se hai sentito ultimamente, Matteo, hanno tirato fuori una lettera dicendo che hanno cambiato un po' tutto, stanno in una situazione un po' critica, no? O forse mi sto confondendo? Secondo me stai confondendo, loro. Perché loro non me li erano. Io non l'ho letto. No, perché c'è un altro gioco. C'è un altro gioco in sviluppo da sempre. Sì. E si stanno cominciando a cagare in mano loro. Sì, sono un altro. Sì, è un altro team indipendente che ha detto sta cambiando un pochettino la formula. Però esatto, il caso Hollow Knight 2. Secondo me non rischiano a metterci tutto sto tempo comunque. Sicuramente, però.
loro stanno rischiando per fare una cosa, cioè loro stanno rischiando per fare una cosa come la vogliono fare. Sì, quindi, dici, alla fine sono, come dire, la responsabilità di se stessi, cioè alla fine. Esatto, cioè, esatto. Certo. È come se io ti, sai, è molto più vicino, quando sei un team così piccolo, è molto più vicino al sto scrivendo un libro. Sì, sì, ci metto il tempo che voglio. Sto facendo un board game. Era Little Devil Inside, fra, ti stanno dicendo giustamente, ah, quello è vero, che avevano fatto la lettera dopo 10 anni. Facciamo come vogliamo, creatività al potere, però dopo 5-6 anni cominciano a esserci problemi. Ma quello ha avuto il problema di aver avuto la spinta di marketing di PlayStation, perché se che poi, quello è controproducente. Perché dici sempre. Sì? Perché allora è la stessa cosa che potrebbe essere successa anche con No Man's Sky. C'è il bacio della morte. Assolutamente. In che modo? Assolutamente. Dici? Vai, assolutamente. Nel momento in cui tu ricevi una spinta del genere e non sei pronto a gestirla, ti esplode sto il culo una roba. Cioè, tu passi dal sono uno sconosciuto che ha fatto un trailer. Ha fatto un trailer piccolo, e domani ho 100.000 follower su Twitter. E questa cosa comporta un casino. Cambi anche nelle scelte di design, perché magari volevi fare, certo, una cosa super settoriale, perché tanto pensavi di andare a 1.000 persone, invece scopri che devi soddisfarne 10 milioni. Cioè, ma è come ma io ho il mio mercatino, cioè, tipo, è come il ristorante, è come il ristorante, un conto è che fai la trattoria sotto casa, un conto che arriva Fedez, mangia da te, fa tre post e ti arrivano la fila che arriva tutti intorno alla strada, non è che tu sei pronto. Non la sai gestire, non sei pronto a scalare. Complessa quella roba lì, è tutta abbastanza È molto complessa, infatti No Man's Sky ha patito tantissimo questo grosso problema. Cioè, i problemi di No Man's Sky, il 90% dei problemi di No Man's Sky sono dovuti da Sony. Da quella parte lui da Sony, che poi voleva fare una comunicazione di un certo tipo, certo, e gli ha detto: beh, noi promettiamo queste cose. E loro fanno: scusa, ma sti cazzi, tu prometti, tanto ci siamo noi. Esatto. E qui torniamo sempre al fatto che Boris è la scuola di vita di sempre, di qualunque situazione. È vero. Tu puoi prendere un qualunque episodio di Boris e lo adatti a qualunque situazione della vita. Non solo italiano, come contesto. No, non solo italiano, non solo italiano. Sì, 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 sì. E quindi io me l'immagino, no, che fanno: ma lo fai a cazzo di cane, butti dentro, apri tutto. E i giocatori sono contenti. Figurati se si ricordano che abbiamo detto che c'era il multiplayer al lancio. Sì. Senti, ti faccio le ultimissime, giuro, due domande, poi ti lascio in pace, ma vedo che in chat arrivano, quindi la primissima che ti voglio fare è: cos'è secondo te oggi quel momento l'amore dello, quel momento dello sviluppo, quella fase dello sviluppo che allunga eccessivamente lo sviluppo del videogioco? Cioè, dov'è il problema dello sviluppo oggi? Come parlo proprio come momento di, come in termini brutali, di manovalanza, cioè qual è la cosa che allunga oggi? I contenuti e gli asset. Il contenuto, dici, cioè il numero di livelli, il numero di armi, queste cose, cioè creare il proprio... Sì, i giochi sono molto grossi, mappe enormi, quindi devi riempire, la devi riempire con degli asset e con delle situazioni interessanti, perché sennò il gioco è vuoto e nessuno se lo caga. E quelle cose hanno un costo altissimo: animazioni, modelli 3D. Cioè, le 50 world. Ore di Assassin's Creed, se fossero 2 ore, ci vorrebbe molto meno a farlo. Per dire in modo molto banale, Faresti il Blade. Bene, il Blade con Ezio Auditore, io lo giocherei domani. E ci metteresti domani. Molto invece meno no. A farlo. Invece no, devi fare l'open world più per grande, forza. La mappa più grande. Sì, esatto. Che poi lì c'è quel problema là, no? Che fanno il gioco da 90 ore, ma il gameplay finisce dopo 20. E poi è un ripetersi infinito. Perché poi lo riempiono nei sequel. I prossimi quattro Assassin's Creed continuiamo ad aggiungere cose, arrivi al quarto e dici: oh, finalmente un prodotto maturo. Il problema è che tu, giocatore, ti sei fiaccato le balle, perché per 3 giochi hai fatto sempre la stessa cosa. Ragazzi, nella versione alfa, beta, eccetera, eccetera. Hellblade 2 ci stanno mettendo 5 anni perché il team, il Ninja Theory, non i Team Ninja, mi confondo sempre, i Ninja Theory sono un team comunque molto piccolo, non sono le 5.000 persone che fanno i 7 team Ubisoft che fa Assassin's Creed. Esatto. Cioè, se fossero
7.000 dipendenti, Hellblade lo farebbero probabilmente in un anno e mezzo. Posto che per me è assolutamente fuori di testa pensare di riuscire a fare un ottimo gioco con 150 persone a Shanghai, 200 persone a Montreal, 30 persone a Casal Pusterlengo e 20... Non lo so, mettetelo voi. Però esatto, come cazzo si fa? Te la ricollego però questa domanda, Matteo, perché poi quella che arriva subito dopo me l'hanno rubata in chat. Però questa è l'aggiunta, poi c'ho la vera, la seconda domanda. Però a quel punto €80 per un gioco che dura 2 ore non è un problema? Cioè quando mi hai fatto Assassin's Creed che dura 2 ore, bellissimo, 4 ore, e mi chiedi comunque €80, non mi diventa un problema? Sì. Assolutamente, ma infatti è il Blade 2, io non credo che uscirà. No, esce mi sembra prezzo infatti. 50 forse, un prezzo un po' più basso. Non esce nemmeno fisico. Quindi tu dici, fai un asset, potrebbe essere una forma di business fare l'Assassin's Creed che dura 6 ore, non 95, ma lo fai uscire a €30. Tutto molto molto secondo banale. Secondo me sì, perché allora, la vera domanda è: tu cosa vuoi dare ai giocatori come esperienza di gioco? Cioè, tu stai facendo un gioco e qual è l'esperienza che vuoi far avere ai giocatori? È chiaro che alcuni giochi hanno bisogno di essere grossi. Voglio dire, Zelda Breath of the Wild non lo fai piccolo, perché il concept passa attraverso quello. Certo, ok? Però Assassin's Creed sulla dimensione del primo TIFF, perché non può funzionare? Chi l'ha detto? Chi ha detto che io devo avere per forza mille città? Anzi, perché all'inizio almeno erano delle città, adesso è minchia delle il mondo. Mappe. Adesso è il mondo. Ci sono anche le altre dimensioni. Esatto. Qual è l'esperienza che vuoi dare? Perché alcuni giochi hanno bisogno di essere grossi, io lo posso capire. Però adesso di default devono essere tutti grossi. Però non ti viene un po'... lo devi giustificare. Non ti viene un po' preoccupazione che, per esempio, ritornando a Hollow Knight 2, ci stiano iterando tutto questo tempo perché lo vogliono fare gigante? No, secondo me stanno iterando tantissimo le meccaniche, sulle dinamiche. Sì. Sì, che chiaramente è un'altra cosa che ti porta via tempo e costi, ma soprattutto quando stai facendo un gioco grosso, difficilmente vuoi innovare. Quindi iteri tanto sulle meccaniche, sei uno piccolo, e quindi anche se stai spendendo un mese in più o in meno, costi molto poco quel mese. In più. Anche un anno in più o un anno in meno costa molto poco. E quindi ti puoi permettere di iterare fino a quando non fai la meccanica davvero come la vuoi tu. Come l'avevi pensato. Quando stai facendo un Assassin's Creed, non stai innovando tutto. Anche quando hanno fatto Origin, che hanno cercato di reinnovare la formula, però quello che hanno fatto è prendere la roba di altri giochi e metterla dentro, no? Non è che si sono inventati cosa. Loro utilizzano altre cose di altri titoli interi. Io se voglio sempre dire la mia, per me comunque un lavoro straordinario, dico, non era banale, non era semplice tirar fuori. Ma che cosa? No. Origin è migliore Assassin's Creed per me. Cioè, non era semplice riuscire a tirar fuori quella roba. No, non era semplice. Da un progetto, non era semplice, secondo me, con quel valore. Secondo me dovevi avere il coraggio di non chiamarlo Assassin's Creed. Esattamente come hai fatto quando hai inventato Assassin's Creed e hai messo Prince da parte Prince of Persia. Sì, esatto. Sì, secondo me dovevi avere il coraggio di non chiamarlo Assassin's Creed. Però capisco perché l'abbiano fatto. Sei in borsa. Infatti, lì in dove borsa, quindi... Perché io la soluzione ce l'ho. Lì dovrebbero fare dovrebbero azzannare quella stessa idea un po' alla Dr. V, dove tu hai un fil rouge che segue tutto, ma ti dà anche la possibilità di saltare tra un'ambientazione e l'altra. Invece così si sono intrappolati. Capito? Vediamo che faranno. Guarda, servono contenuti. No, non lo so, io non voglio mettermi a fare il mestiere di colleghi io no, nel senso, è tutto un problema loro come risolvere io i miei di giochi da fare, che loro si facciano Assassin's Creed. Però è chiaro che la dimensione, al di là di Assassin's Creed, la dimensione dei giochi è eccessiva e non è sostenibile. È un problema. E non è sostenibile. Non è nemmeno più divertente, quello è il punto, per chi li deve giocare. L'ultima domanda e chiudiamo: il tuo rapporto col Game Pass. Se hai un rapporto Game Pass come sviluppatore, attenzione, non come utilizzatore per giocare. No, magari mi fai: sono abbonato, provi i giochi. Sono figata. Bellissimo, ho scaricato quel gioco. Esatto, non si sa mai. Allora, perché sono tutti curiosi in chat, visto che sei uno sviluppatore, visto il grande dibattito che c'è intorno al Game Pass. È lo stesso rapporto che ho con l'inizio dell'Epic Store. E cioè, per noi sviluppatori medio-piccoli,
che non siamo controllati da degli investitori, quindi non siamo stati comprati o altro, trovare un finanziamento per fare un gioco ogni volta è una roulette. Sapere di avere delle piattaforme che ci aiutano ad avere dei finanziamenti e ci spingono in qualche modo, e magari il contratto per Game Pass mi permette di coprire tutti i costi di sviluppo del gioco e i 6 mesi di supporto dopo, sta dando da mangiare a me, al resto del team, e ci permette di lavorare concentrandoci solo sul progetto. Quindi per me è positivo come rapporto. È chiaro che non è un sistema sostenibile per loro, ma come non è Netflix sostenibile. Però quindi tu sei d'accordo con mio collega, con Alessio, quando dice che è falso che loro continuino a dichiarare che sia sostenibile, perché Phil Spencer l'ultima dichiarazione ha detto assolutamente il Game Pass è sostenibile, sono 30 milioni di abbonati, $10 l'uno, sono 300 milioni al mese, ci sostiene il business. C'è morto, mannaggia, sul momento della domanda top. Perché eccolo. Però è pure vero. Ok, sì, scusate, sì, scusate. Mi è saltato un attimo la linea. Quindi non sei d'accordo, cioè pensi che stiano dicendo una cazzata quando dicono che oggi il Game Pass è sostenibile, perché Phil Spencer No, dipende. Ma dipende cosa intendono per sostenibile. Nel senso, economicamente, cioè che copri, sì, i suoi costi. Ma direttamente o come guadagni correlati? Perché tipo il Game Pass quello che fa è far avere un ritorno d'immagine importante a Xbox, è quello di portarti dei giocatori PC che forse non avresti all'interno, sotto quindi ci metti brand, un costo marketing sotto le tue IP. Cioè nel senso, se lui dice tutto l'indotto è in positivo, io lo posso credere. Poi, Game Pass magari è positivo anche Game Pass in sé, perché gli abbonamenti comunque sono 300, so 300 milioni di dollari al mese, eh? Chi cazzo incassa 300 milioni di dollari al mese suonanti con le carte non di credito della gente? Non ho i conti Phil Spencer, quindi che lui ha in mano, quindi non lo posso dichiarare. Però secondo me, quando dice che loro che secondo loro è sostenibile, è perché hanno ci mettono dentro è come quando è come quando Epic che ti dice che l'Epic Store per lui è sostenibile. Sì. Grazie, però l'Epic Store a lui serve per pompare la riga l'engine. Infatti Sean Layden ultimamente lo diceva, l'ha ripetuto, si tratta di funneling, cioè creare un imbuto esatto dentro il quale devono finirci gli utenti. È quello l'investimento. Che non so se lo metterei nel calderone di Spotify e Netflix, dove sono chiaramente due buchi neri, dove il valore è la massa utenza, non è certo i soldi che loro si mettono in tasca, mentre invece per me il Game Pass loro i soldi se li mettono in tasca, ecco, non è l'effetto Spotify. Però scusami, perché Spotify alla fine quanti utenti ha? Sono 10 euro uguale, eh? No, Spotify è in non è mai stato in attivo. Non ha mai avuto marginalità, è sempre stato tanti. Sono tantissimi il valore esempi di società che non guadagnano. Stavo guardando Roblox, dopo anni ancora non ha avuto un semestre in attivo. Roblox è un buco nero. Perché la base utenti, il tuo valore è per esatto l'investitore la base utenti. Che perché certo, c'è un valore. Perché questa è un'altra delle storture. Delle storture del capitalismo, ovviamente, no? Amazon, che per i primi 15 anni è andato in perdita, non è andato in attivo e ha distrutto un'industria che esisteva prima. Esatto. Ha fatto concorrenza sleale. Sì, cioè, nel senso, io non ho bisogno di questi soldi per sopravvivere, quindi io continuo a stare in perdita. Tu, negozio che vendi libri, hai bisogno di sopravvivere, quindi chiudi. Quando hanno chiuso tutti, io adesso mi concentro ad attivo. Sono posizione dominante. Su questo non gli puoi dire nulla, eh? No. Anche se sei anche Geronimo La Russa. Questo è verissimo. Questo è verissimo. Infatti dico, cioè, sono tanti punti di vista. Diciamo che sul Game Pass io oggi ancora voglio credere quando mi dicono è sostenibile, perché comunque ci girano dei soldi di una certa tipo. Però comunque sono così, io come sviluppatore sono contento. Tu sei felice che esista il Game Pass? Cioè è una cosa che ha aiutato gli sviluppatori. Sì, gli sviluppatori piccoli. Sì, chiaro, non Ubisoft. 12 Minutes, secondo me, avuto la certezza di uscire su Game Pass col cazzo che poteva pagare William Defoe,
come... Sì, ce ne sono stati tantissimi di esempi da questo punto di vista. Sì, sì, sicuramente sono aiutati. Quindi, Outflipper ha avuto un successo enorme. Se tu stai aiutando gli sviluppatori piccoli che vogliono fare qualcosa di rischioso perché ci credono a sopravvivere e andare sul mercato, io sono contento. Ci sta. Matteo, io ti abbiamo rubato anche troppo tempo, ci siamo fatti un'ora e mezzo, io ti chiedo scusa per essermi dilungato così tanto. È stato un piacere. Allora, ma io ti chiedo grazie. Esatto. Allora, per chi ti vuole seguire eventualmente, dove lo rimandi? Hai un account Instagram o direttamente su Medium, dove preferisci? MatteoSciutteri.it, perché così ho tutti i collegamenti. Perfetto. Social, Twitter, Instagram, così dove mi vogliono seguire mi seguono. Instagram di solito posto foto dei gattini, però. Puoi dirci qualcosa sul tuo prossimo progetto? No, perché immagino sia top secret, o già possiamo dire tenete sott'occhio questo gioco che sto facendo? No, perché sto collaborando. Ti volevo dare pubblicità, ti volevo fare semplicemente. Sto collaborando come creative director su un progetto che però non è ancora stato annunciato, quindi non lo posso dire. Okay. Con mia moglie sto lavorando a un progetto educativo, però anche quello non è stato ancora annunciato. Io ci ho messo da buona volontà, ci ho messo, Matteo. però posso fare pubblicità all'ultimo che ho fatto. Vai, sì. Allora, l'anno scorso, quest'estate, abbiamo rilasciato con Bad Seed Crime Clock, che è un gioco casual, hidden object, uscito per Switch e PC. E invece io personalmente ho scritto un gioco di ruolo da tavolo, uscito per Need Games, che è The Breach. Qualcuno va al Play di Modena, esatto, la breccia. Se qualcuno va al Play di Modena e vuole passare a fare una partita con me, sono là. Bello. Matteo, è stato un grandissimo piacere, spero di poterti rirompere le scatole in futuro per, quando volete, per altre chiacchierate, e bocca al lupo per tutto e anche congratulazioni per tutto. Senti che dicono, Matteo, il link Instagram sul tuo sito rimanda ad una pagina non trovata. Urge un fix. Debugging sulla tua pagina, subito sono andato. È colpa di Threads che mi ha cambiato l'URL per qualche motivo. Guarda che sempre una scusa. Che debugging in tempo reale proprio ti è stato fatto. Matteo, grazie mille, veramente. Un abbraccio fortissimo. Ciao, buona serata. Anche a te. Io e te, Fra, rimaniamo 2 secondi per i saluti. Sì, speriamo che abbiano gradito, no, in chat questa chiacchierata, che alla fine ha avuto, siamo riusciti a chiuderla in 90 minuti. Sì, pure troppo siamo stati. Mi dispiace perché gli avevo detto, guarda, non ti preoccupare, non ti rompo le scatole più di un'ora e mezza. No, dai. Molto interessante, molto piacevole. Io, come al solito, ne approfitto, come avete detto, Matteo Sciutteri, se cercate lo trovate, se lo volete seguire, insomma, avete visto la sua competenza. Vi consiglio nuovamente di andare a leggere anche il suo pezzo su Medium, insomma, che affrontava questo discorso, metteva il suo punto di vista sul discorso di licenziamento. Io lo dico sempre, si può essere d'accordo o meno, ma l'importante è avere un punto di vista, perché comunque vuol dire che ci hai riflettuto sopra, ci hai ragionato, ti sei espresso. Questo è quello che direbbe Enrica Bonaccorti. Ma è vero, mi piace. Però è vero, Fra. È giusto, puoi avere anche il peggior punto di vista, ma già che ce l'hai, almeno puoi. Vuol dire che ci hai pensato. Esatto, ci hai pensato. Esatto. A me piace comunque, perché tutti questi che lavorano nell'industria, quando gli fai la domanda sul Game Pass, è come se rispondono come se stessero parlando dell'alcol. Guarda, sì, ti diverte, ti aiuta in certi momenti, però dopo diventa, c'è il mal di testa, diventa tossico. sì, ci sta. Vabbè, però è un punto di vista più o meno tutti gli sviluppatori indie, cioè me ne frega il giusto se è sostenibile o meno, a me ha aiutato perché mi permette di sostenere un progetto che magari non potrei trovare un publisher, quindi ci sta da quel punto di vista come riflessione, lo trovo legittimissima. Fra, ti abbraccio fortissimo, grazie per essere Buona stato serata. Con me. Un abbraccio Buona a tutti serata. Quanti, a chi ci ha seguito su YouTube e a chi ci ha seguito su Twitch. Come al solito vi invito a vedere multiplayer.it/live, perché magari qualcuno di voi neanche sa che esiste il sito. C'è un sito, multiplayer.it, trovate tutti i prossimi appuntamenti. Per quello che mi riguarda, ci rivediamo venerdì pomeriggio, come al solito, con il Tectonic. Fra, chi ti vuole vedere, quando ti ritrova? Lo sai, io come al solito non sei un cazzo. Domani. Mamma mia, domani c'è la nuova lezione di... Ah, domani no. C'è, giusto, con... Aiuti. C'è il palco della vittoria con Pardini, domani? Sì, però io ho dimenticato tutto, cioè, lo sai che cosa ho capito in queste due lezioni?
Che non potrà mai fare per te, non potrai mai imparare. E io odio i Pokémon, non pensavo di odiarli, io li pensavo di amarli. Voglio che inizi così domani con Francesco. Gli dici: guarda, Francesco, che ho realizzato in queste settimane che odio i Pokémon. Voglio che inizi così. È vero. Cioè, è un insegnamento che lui mi ha fatto. Beh, certo, comunque ti ha fatto prendere una consapevolezza, vuol dire tantissimo. Cioè, quante sedute di terapia uno paga per arrivare alla stessa consapevolezza? È vero, ci sta assolutamente. È verissimo. Sole volte con Pardini. Ti ha fatto, li odio. Guarda, in un certo qual senso ti ha fatto anche risparmiare dei soldi, perché magari, che ne so, a novembre ti veniva voglia di comprare Pokémon, invece sai che puoi non comprarlo. Oppure magari mi veniva un eritema nervoso, non sapevo che cosa era, erano i Pokémon. Esatto, bellissima, incredibile questa cosa qui. Grazie. Un abbraccio fortissimo a tutti, buona serata, statevi bene, grazie mille Fra, e ciao. Ciao.